Ok, salve a tutti e bentornati in questo nuovo video. Sono TonyGamer17 e ragazzi, oggi vi spiego come personalizzare il proprio Windows 11. Sappiamo che Windows 10 e Windows 11 diciamo che sono identici, sì, ma cambia soprattutto il design di Windows 11. Però, riguardo alla personalizzazione del cambio sfondo oppure il cambio di qualsiasi immagine, resta quella di Windows 10. Quindi ragazzi, non vi basta che andare sull'immagine di Windows 11, quindi su Start, e cliccare tasto destro e fare su cliccare impostazioni e andare su personalizzazione. Una volta andati qui, basta scegliere il proprio sfondo, tipo sfondo, quindi io adesso metto quella di, non so, quella di Rainbow. Ecco, come potete vedere, rimane sempre la stessa, quindi basta che vai là sopra e cambi lo sfondo. Così si fa. Però mi raccomando, attivate Windows. Se non attivate Windows, allora scordatevi di cambiare lo sfondo. Ok, quindi posso anche mettere questa. Visto? Bene. Ora, se adesso voglio scegliere, non so, una presentazione, metto questa ed è fatta. Ok, quindi come fare? Sfogliate una cartella qualsiasi e non so, metteteci all'interno di questa cartella delle immagini, cliccate la cartella e scegliete questa cartella e farà tutto il resto Windows 11. E qui cambia immagine ogni un minuto. Sì. L'immagine più bella che ci dà Windows 11 è questa. Questa è veramente bellissima, ma veramente bellissima. Quella che ci offre Windows 11 è spettacolare. Questa mi piace. Però, io non cambio mai. Oh, mamma mia, che luce! Troppo bianca, troppo bianca, troppo. Quindi in questo caso io metto sfondo e presentazione. No, forse. Mi tengo questa, no, mi piace. No, questa è meglio. Ok, ragazzi, vabbè, avete capito come funziona. Quindi, detto questo, grazie a tutti per questa visione. Lasciate like al video. Attivate anche la campanellina. Mi raccomando, attivatela perché ci saranno moltissimi video su Windows 11. E se avete bisogno di qualsiasi cosa di Windows 11, una mano, anche non so, se avete problemi a risolvere un danno oppure un malfunzionamento del sistema operativo, commentate. Quindi commentate. Non esitate a commentare, ok? Bene. Quindi grazie a tutti e noi ci vediamo ad un prossimo video. Quindi ciao.